voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che i 5.000 uomini furono saziati, Gesù subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Betsaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma. E si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Parola del Signore. Ecco, da questa liturgia vogliamo trarre un insegnamento grande sull'atto di fede. Che cos'è l'atto di fede, come si sviluppa in noi, e sulla conseguenza principale, su quella che dovrebbe essere la conseguenza principale dell'atto di fede nella nostra vita. Ecco, l'atto di fede si può paragonare un po' a questo episodio, diciamo a questo evento storico di Gesù che durante una grande tempesta cammina sulle acque, parla ai discepoli togliendo loro la paura e appena sale sulla barca fa cessare il vento. Dove sta l'atto di fede? Sta in questo famoso riconoscimento di Gesù e nel prenderlo con sé sulla barca. E il racconto c'ha un particolare che ci interessa molto. Gesù non solo cammina sulle acque, che nella simbologia biblica indicano il male. Spesso le acque indicano il male, la potenza del nemico, e il fatto che Gesù cammina sulle acque è un'espressione simbolica per indicare la sua signoria, la sua vittoria sul male. E Gesù, camminando sulle acque di questa tempesta, fa come se dovesse superare la barca e andare oltre, per dire che nel suo disegno originario, pensando che i discepoli già siano dei credenti, bastava che lui passasse vicino per rassicurarli e pacificare i loro cuori nella tempesta. Però loro non hanno una fede viva da poter riconoscere Gesù anche da lontano. E lo scambiano per un fantasma. Quindi la loro idea di Dio in quel momento, anziché portare a loro la pace, la sicurezza, acuisce l'angoscia, il timore. E c'è bisogno di un duplice intervento di Gesù. Che Gesù parli loro. Basta questa immagine fugace di Gesù per loro che ancora sono credenti, dice Marco, dal cuore indurito, cioè sono poco credenti in realtà. E Gesù parla loro, la parola di Gesù ha questo potere proprio,
di raggiungerli, di pacificare il suo cuore e di fare sì che lo riconoscano. Cosa dice Gesù per questo? È una parola che lui ripete spesso. Non temere, coraggio, sono io. Sono io, tu pensi che sia un fantasma, che tutto vada a crollare. No, ci sono io nella tua vita. Ci sono io. Si potrebbe tradurre questa parola di Gesù in un modo anche forse più profondo. Io ci sono. È una parola simile a quella che Dio disse a Mosè quando gli domanda il nome e deve fare quella missione difficile, impossibile dal faraone. Io vado da lui, gli do questo ordine di far uscire i tuoi figli dall'Egitto. Quello mi chiede: ma tu chi sei? Chi ti manda? E Dio dirà: io sono, mi ha mandato a voi, io ci sono, io sono colui che è presente nella storia e che raddrizza le storture dei mali, dei mari in tempesta. Io ci sono io, ci sono io ci sono. E a questa parola comincia a pacificarsi il cuore dei discepoli e lo prendono nella barca. Appena Gesù sale, si fece una grande bonaccia. Il vento cessò. Ecco il segno della signoria di Dio nella nostra vita. Il vento delle paure, delle tempeste, delle avversità, delle incomprensioni cessa quando il Signore Gesù entra nel tuo cuore, nella barca, nella piccola barca fluttuante della tua vita. Ecco, questo è l'atto di fede, quando noi riconosciamo Gesù e lui viene ad abitare in noi. Poi c'è un bisogno di corrispondere a questo dono che Dio ci fa. Come si sviluppa la nostra risposta una volta che Gesù davvero viene sulla nostra barca? Ecco, la prima lettura ci aiuta a rispondere a questa domanda proprio all'inizio, quando dice: se Dio ci ha così amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Diciamo una volta: se Dio ci ha così amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Qualcuno, riflettendo su questa parola, dice: ma qui c'è forse una incoerenza, perché verrebbe da dire: se Dio ci ha amato tanto così, anche noi dobbiamo amarlo tanto. Rispondere direttamente all'amore di Dio. Com'è che lui adesso ci dice: se Dio ci ha amato tanto così, noi dobbiamo amarci gli uni gli altri tra di noi? E c'è una spiegazione nei dialoghi tra Santa Caterina da Siena e Gesù. Sapete che lei aveva dei dialoghi proprio a tu per tu con Gesù. Una volta gli ha fatto questa domanda: perché Gesù ci hai comandato di amare il prossimo? Come risposta all'amore che tu hai per noi, io preferirei amarti direttamente. E Gesù gli ha risposto: Caterina, solo nel prossimo tu mi puoi amare come ti ho amato io, perché io ti amo di un amore che parte sempre da me, che è sempre il primo, che fa sempre il primo passo, perché tu non c'eri nel mondo e io col mio amore ti ho fatto esistere e sono sempre io che faccio il primo passo verso di te. Tu non potresti mai direttamente fare il primo passo verso di me.
Invece del prossimo che qualche volta non ti ama, o spesso, tu puoi fare il primo passo. Puoi amarmi per prima come io ti ho amato. Ecco, chiediamo al Signore che ci dia questa sapienza e che veramente possiamo entrare in una nuova esperienza di Chiesa, dove quest'amore reciproco abbia il posto che Dio vuole. Così sia.